E lui, il maledetto elemento indesiderato, il particolare estraneo, quello a cui non avevamo fatto attenzione perché troppo concentrati sul soggetto. Ed ecco la prima raccomandazione. Guardate tutto. Osservate con attenzione tutto quello che il mirino sta inquadrando, perché il cestino della spazzatura è ovunque, l'estintore è in agguato, il primo piano sfocato è spesso inevitabile. Se un elemento estraneo e indesiderato entra nell'inquadratura, eliminarlo è quasi sempre facile, basta spostarsi, a volte di pochi centimetri. Se poi usate uno zoom, come la maggioranza dei fotoamatori, allora basta una lieve rotazione della ghiera per restringere l'inquadratura ed eliminare il superfluo. Ma c'è una seconda evenienza, un nuovo rischio determinato dal fatto che nel momento in cui lo specchio reflex si solleva per garantire il passaggio della luce, il mirino si oscura e in quei pochi attimi di buio può accadere di tutto. E allora ecco l'intruso che irrompe nell'inquadratura proprio al momento dello scatto, invisibile ma inesorabile come la cometa Nemesi. Oppure siete in una posizione obbligata, non potete spostarvi, il vostro zoom non è abbastanza lungo, abbastanza corto, oppure avete una focale fissa. Così quello che entra nell'inquadratura è ineludibile, immodificabile. Beh, in questo caso non resta che ricorrere a un onesto quanto risolutivo ritaglio o crop, un espediente di cui abbiamo già parlato in un altro tutorial su questo canale. Ma le disgrazie possibili non sono finite. In pieno deserto americano, vi aspettereste di trovare due deficienti che si arrampicano sul Balanced Rock, cosa oltretutto vietata? Ok, qui è stato facile, un po' di attenzione in fase di trattamento e gli intrusi spariscono. Ma ci sono casi più difficili. Guardate qui. State fotografando un'importante realizzazione urbanistica, ma eccolo là, un furgone che non dovrebbe esserci. Che fare? Purtroppo, quando la situazione è troppo complessa per essere risolta con il timbro clone, non resta che accettare l'inevitabile e tenere la foto così com'è. Oppure, se l'elemento indesiderato è ben visibile, è possibile fare i furbi. Guardate questa fotografia. Stavo riprendendo la facciata dello One World Trade Center a Manhattan quando, proprio al momento dello scatto, e quindi senza che avessi la possibilità di accorgermene, un turista ha sollevato il suo cavolo di cellulare per scattare il suo cavolo di fotografia, irrompendo nella mia inquadratura. Se avessi controllato il display dopo lo scatto, me ne sarei accorto e avrei rifatto la fotografia, ma io non verifico quasi mai se la foto è venuta. Al massimo controllo l'istogramma, ma solo se ho dei dubbi sull'esposizione. Per cui mi sono allontanato e ho continuato a lavorare. Tornato a casa ho constatato l'errore, ma era troppo tardi. Tuttavia, ho venduto egualmente la fotografia. È semplicemente grazie al titolo giusto. Invece che facciata del One World Trade Center, ho intitolato la foto così. E l'immagine è stata comprata. Un errore che spesso i principianti fanno è quello di non badare a ciò che compare alle spalle del soggetto. Convinti che una messa a fuoco selettiva e un diaframma aperto siano sufficienti a concentrare l'attenzione sul soggetto principale, non badano a elementi di sfondo che, anche se sfocati, sono comunque distinguibili e spesso catturano l'attenzione distraendola dal soggetto. Il rimedio consiste, ancora una volta, nell'attento uso dell'inquadratura. Un'inquadratura verticale anziché orizzontale è spesso in grado di risolvere brillantemente la situazione. In alternativa, soprattutto se lo sfondo non è in piena luce, è possibile eliminarlo illuminando il soggetto con il flash. Ma soprattutto è importante ricordare che il soggetto deve riempire lo spazio del fotogramma e che lo sfondo deve servire soltanto a concentrare l'attenzione dell'osservatore sull'elemento principale. Come in questo caso, in cui lo sfondo, il paesaggio artico e i personaggi sulla sinistra, serve a contestualizzare il soggetto, collocandolo in un ambiente ben connotato. Quando lo sfondo non è in grado di assolvere a questa funzione, allora è inutile e va eliminato.
Insomma, con un po' di attenzione in fase di ripresa si può escludere dall'inquadratura la maggior parte dei particolari indesiderati. Qualora questo non fosse possibile o in caso di errori, dovremo porre un'analoga attenzione in fase di post-produzione per rendere più pulite e perciò più forti, più efficaci, più comunicative le nostre immagini. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!